Mini recensione richiesta tramite donazione Patreon da Prison, che mi chiede di parlare del film del 2017 di Alessandro Siani, scritto da Alessandro Siani assieme a Fabio Bonifacci, Mister Felicità. La Mister Felicità narra la storia di Martino De Simone, che è uno sfaticato giovane napoletano che vive in Svizzera con la sorella Caterina, solo che la Caterina praticamente un giorno rimane vittima di un incidente, quindi non può lavorare, ha bisogno di cure che non può sostenere. Così praticamente Martino prende il posto di Caterina a fare l'uomo delle pulizie in questo appunto posto dove lavora questo mental coach, questo Gioia, interpretato, se si vuol così dire, da un povero Diego Abatantuono che sembra rimbalzare da una parte all'altra, che però insomma a un certo punto deve per forza lasciare lo studio perché ha dei grossi problemi. Martino quindi si finge in realtà di essere lui, per un errore, per un altro, insomma incomincia a fare lui il mental coach, e la prima che gli capita addosso praticamente è questa Arianna, famosa campionessa di pattinaggio, che è in crisi a causa di una caduta. E quindi piano piano inizia un rapporto fra i due che sembra avvicinarsi sempre più all'amore. Poi verranno fuori i rapporti dei genitori, della nostra, verrà fuori quello che lui davvero è. Insomma, per un film che vorrebbe essere di equivoci e che in realtà è semplicemente una zozzeria. Film veramente terrificante un'altra volta, senza assolutamente idea di regia, con un Siani insopportabile come al solito a livelli devastanti, non riesce mai a farmi ridere nemmeno per 15 secondi, veramente indecoroso sotto ogni punto di vista. Una fotografia veramente inguardabile che riesce semplicemente a dare ancora meno spessore a una sceneggiatura delirante che veramente è roba che nemmeno negli anni 50 nel cinema di serie Z. Tutto è fatto male, il montaggio è sconclusionato, il personaggio è veramente insopportabile, si butta via Diego Abatantuono come nulla fosse, così come la povera Carla Signoris, che poverina è brava ma non ne riesce a becca uno. Elenca Cucci qui è bravissima per quanto è impedita e per quanto il ruolo la rende tale, perché comunque veramente dice dei dialoghi che sono impossibili da dire senza veramente essere imbarazzati. Per l'ennesimo successo con 8 milioni di Siani al botteghino per un film costato 2-3, un'altra volta Siani comunque sfonda con un film veramente inguardabile sotto tutti i punti di vista. Le gag che vorrebbero essere ripetizione e farci ridere in realtà sono semplicemente di una tristezza immane. Quella che dovrebbe essere una commedia romantica in realtà sembra un horror degli anni 30, veramente terrificante, non si può assolutamente guardare. E tutto quello che vorrebbe essere la commedia dell'equivoce e tutto il resto in realtà è semplicemente una sciatteria in tutto, una sciatteria nella recitazione, sciatteria nei dialoghi, sciatteria nei movimenti di macchina, se così li vogliamo chiamare, per un film che assolutamente non riesce mai a raggiungere nemmeno quel minimo di gradevolezza per poter dire questa scena mi è piaciuta, niente, non se ne salva nemmeno mezza. E come al solito con Siani, e ci sa anche una certa voglia di raccontare qualcosa di profondo quando in realtà la profondità del tutto è quella al massimo di mezzo millimetro, proprio perché non si ha i mezzi per raccontarli né di scrittura né assolutamente di recitazione né che mai di regia. Però incassa a bestia, e quindi che dirvi di più, è probabilmente colpa mia, ma a me questo Siani fa veramente il regista, la persona che cazzo la conosce, e i suoi film fanno veramente stracacare al cazzo, è una cosa veramente impossibile. Ogni film è peggiore dell'altro, ma questo Mister Felicità veramente fa a gara con i peggiori film italiani mai fatti, dove non c'è un personaggio, uno che non sembra buttato a casaccio in un intreccio che chiamarlo così mi sembra anche un pochino troppo per chi scrive davvero delle sceneggiature. La zozzeria la trovate qui sotto su Amazon, qui sotto c'è anche il pulsante per donare direttamente su YouTube, seguitemi su Facebook e su Instagram per sapere che cazzo faccio a giro per l'Italia, qui sotto c'è anche il link per andare su appunto Patreon e avere la vostra mini recensione. E poi che dirvi di più, iscrivetevi al canale, mi piace, insomma la campanina, tutte le alzate fanno attento il sottoscritto, e soprattutto fate contenti voi, state lontani da Mister Felicità, perché più che la felicità vi mette addosso una tristezza che va via dopo 15 giorni.